Ben ritrovati ragazzi, eccoci sul mio video tutorial di Victoria 2. Un utente mi aveva chiesto se c'era qualcosa del genere e gli ho risposto di no. Beh, oggi mettiamo una pezza a questa cosa e portiamo questo video. Allora, devo fare un paio di disclaimer prima di iniziare. Punto numero 1, io gioco con entrambe le DLC e una mod sempre installata, la HPM. E vi consiglio di fare la stessa cosa. Riguardo le DLC perché è il gioco senza alcuni problemi, quindi dovete averle entrambe. Heart of Darkness e House Divided. E per quanto riguarda la mod, io uso HPM, poi lì però potete usare quello che volete. La parte importante è avere quelle mod. Però in questo tutorial verrà usata quella mod e io ve la consiglio perché arricchisce il vanilla senza storpiarlo. Secondo disclaimer, io in questo video ho cercato di essere breve, di darvi solo le nozioni che servivano per iniziare a giocare. Poi alcune cose vanno approfondite, ma non è questo il caso. Sotto il video troverete svariati timestamp che potete utilizzare per spostarvi nella sezione che più vi interessa. E alla fine del video, l'ultimo timestamp, sarà una to-do list delle cose che dovete fare sempre quando iniziate a giocare per farvi partire col gioco e da lì in poi state giocando. Ultima cosa, alcuni di voi mi hanno chiesto come installare le mod di Victoria 2. Quindi in descrizione sotto troverete il link a un video non in lista dove vi faccio vedere proprio passo passo come scaricare una mod e installarla per quanto riguarda Victoria 2. Quindi ora che le premesse sono state fatte, spero che il video alla fine risulti abbastanza fruibile e breve, anche se non credo. Però, questa è, signori, al video. Allora ragazzi, parliamo un attimino dell'interfaccia base, proprio quella che vi si para davanti, cioè questa qua, quella che vedrete il 90% del tempo. Qua in cima ci sono tutti i menu che poi dopo vi andremo a spiegare un po' più nello specifico, ma qui sotto abbiamo la bandiera della nostra nazione con la nostra posizione fra le grandi potenze, siamo quarti con la Prussia, il nostro prestigio, il nostro livello industriale, il nostro livello militare e i nostri punti coloniali che non verranno trattati perché sono abbastanza più avanti nel gioco. Se serve me lo chiedete e lo facciamo. Il passare del tempo, abbassate, aumentate la velocità e poi fate pausa, mettete in pausa, togliete la pausa, usate la barra spaziatrice come al solito per andare avanti. E il caro giornale, quando esce, qua uscirà un numerino, un 1, un 2, un 3, dipende da quanto non li leggete, ci cliccate sopra e vi apre il giornale. Passando qua a destra invece abbiamo, chiamiamolo menu riassuntivo, praticamente qua listerà un sacco di cose, se ci sono ribelli, le vostre armate, le navi e via discorrendo. Potete aggiungere e togliere quello che volete, tipo l'esercito, lo potete aggiungere o eliminare. E da qua potete raggiungerlo velocemente, tipo se io volessi cliccare sulla mia flotta, faccio qua e me l'ha già selezionata. Voglio passare sul corps numero 2 dell'esercito, eccolo qua. C'è un problema con l'influenza, ci clicco sopra e mi apre il tab diplomazia. Insomma, sono scorciatoie per fare velocemente. Oddio, tenete sott'occhio quello che sta succedendo con i vostri focus nazionali. Questa qua in basso invece ve la sconsiglio totalmente, non guardatela mai, fa venire il mal di pancia, usciranno un sacco, è quello che fanno le altre nazioni. Poi ti dice che l'Austria ha preso la decisione di fare scambio, commercio con, eccetera, eccetera. Lasciatelo perdere, verranno fuori, comunque vi dà vari avvisi, se ci passate sopra vi dà le informazioni che ci sono. Il Battle Plan Editor non ve lo apro nemmeno, pace, amen, per adesso perché non c'entra niente. Qua sotto la mappa, se cliccate sulla mappa vi si sposta. E poi ci sono i vari sottomenu di visualizzazione. In quello principale, quando iniziate a giocare, vi troverete così. Qui sotto potete cambiare e mettere la mappa politica, così vedete le nazioni. Ci sono tutte le varie mappe, esploratele, vedete quali sono quelle che vi interessano e dateci un occhio. Alla fin fine solo saranno 10 minuti per capire cosa fanno e cosa non fanno. Qui sotto avete il menu, l'ESC, che è la stessa identica roba, il ledger, che non uso praticamente mai per vedere tutti i punteggi che ci sono nel gioco, il ricerca provincia, questo è molto importante quando vi dice avete acquisito questa provincia e non sapete quale cazzo sia, andate qua, tipo Berlino, vi dice è questa qua, ci cliccate sopra e vi manda lì, questo qua è utile. E poi quando cliccate sopra una regione, questo menu qua a sinistra, in basso a sinistra, che è abbastanza, sembra caotico, ma in verità è tutto riassunto abbastanza bene. Nome del posto, se c'è un national focus attivo, quanti burocrati, quanto è effettiva l'amministrazione in quella zona, quanti proprietari terrieri ci sono, che tipo di terreno è. Poi vabbè, altre statistiche adesso ve le guarderete un pochino. Proprio statistica, vi dice che c'è questo problema qua, ci sono i bordelli,
il crimine qua proviene combattuto al 92%, non c'è rischio di rivolte. Quanto guadagna questa provincia? Qual è il materiale che produce questa provincia e la popolazione in generale? Sono tutti piccoli sottomenu di questo tipo qua. Che livello di fortificazioni ci sono? Che livello di porti ci sono? Quante ferrovie ci sono? Ovviamente in base alle vostre politiche potrete premere il tasto per espanderli a mano oppure no, questi sono, se volete ci cliccate sopra e potete espandere quando avrete scoperto le ferrovie, cosa che noi non abbiamo ancora scoperto, o anche fabbriche, se potrete, per le politiche che avete scelto cliccate qua e costruite una fabbrica, vi aprirà il menu della produzione che poi andremo a vedere per costruire lì una fabbrica. All'effettivo anche qua potete direttamente dire ok, voglio costruire un'armata, lo posso costruire da qui invece che andare sul menu militare, anche lì che poi vedremo. Però questa è l'interfaccia, ragazzi, non c'è altro da dire. Questo è quello che vi ritroverete davanti mentre giocate, mentre vi spostate per vedere le varie cose. E questo è. Passiamo quindi a qualcosa di un pochino più importante, che sono i vari menu. Popolazione, allora, o premete qua in alto o premete il tasto F5 della vostra tastiera e si apre il tab popolazione. So che sembra un casino, ma non è poi così tanto, e andiamo velocemente. Qua in alto vi dice quanta popolazione avete disponibile e fra parentesi quanta ne è nata o immigrata nel vostro paese in questo momento. Qui sotto avete i focus nazionali, che vedremo dopo. Ne avete al momento 0 di 2, cioè ne usate 0 sui 2 disponibili. Qua poi avete la militancy e la cautiousness. Ora, la militancy è una cosa negativa che va evitata. Se più si alza, più è probabile che scoppino rivolte di qualsivoglia genere nel vostro paese. La cautiousness è una cosa che piano piano si alzerà da sola e voi cercherete di tenere più o meno a bada. Diciamo che questa è la coscienza di se stessi della popolazione. Più questa è alta, più vorranno dei diritti, vorranno materiali, vorranno vivere meglio, e quindi potrebbe portare ad avere altra militancy. Ovviamente finché la vostra popolazione è ignorante, questa cosa è facile da gestire. Più educherete la vostra popolazione, meno sarà facile da gestire, e quindi dovrete un attimino giostrarla in questo tipo. Qui sotto possiamo vedere i tipi di popolazione che esistono in questo gioco. Adesso ognuno ha una percentuale ideale e una percentuale minima per far funzionare bene le cose. Non ve le starò qua a dire se non di alcune categorie molto specifiche, e poi per il resto va approfondita di per sé. Quindi partiamo con gli aristocratici, gente che ha le fattorie, cotone, miniere, scalpellare. Questi qua sono quelli che vi aumenteranno un po' i guadagni di queste cose, un po' l'output delle fattorie, eccetera eccetera. I nostri cari bellissimi artigiani, una categoria che lavora e fa beni di consumo se non avete un'industria. Quindi questa qua è la vostra forza lavoro per i beni di consumo se non avete un'industria, a meno che non vi piaccia mangiare le patate crude, per dire. Questi fanno sedie e altre cose. A un certo punto potrebbero, quando finalmente avrete un'industria, diventare abbastanza inutili e crepare di fame. Burocrati sono quelli che gestiscono le vostre tasse, quanto vengono riscosse le vostre tasse. Questo è molto importante, tenetelo a mente, perché non vengono prese subito le tasse al 100% fino a quando questi non riescono a funzionare bene al 100%, e anche quanto combattono il crimine. I capitalisti, ora, in base a che politiche di mercato avete, questi possono essere utili o totalmente inutili, ma vedremo poi anche questo qua. Fanno investimenti nel vostro paese senza farvi spendere un centesimo nel caso funzionino. Poi abbiamo gli intellettuali, che potremmo vedere come la classe insegnante, ecco. Gli insegnanti sono quelle persone che aumentano la capacità di la literacy della vostra popolazione. Ovviamente più questi riescono a lavorare bene, meno la vostra gente sarà ignorante, quindi più sarà specializzata e potrà diventare burocrati, potrà salire di grado nella classe sociale e non fare solo gli zappaterra. Questo è importante anche perché vi aumenta i punti ricerca, che vedremo più avanti. Soft cap serve almeno un 2% della popolazione per avere il massimo di punti ricerca, e serve almeno un 4% di intellettuali nella popolazione per avere il massimo del guadagno nell'insegnamento nella vostra popolazione. I clerks, che sono quelli che lavorano negli uffici delle fabbriche, chiamiamoli così. Questi qui sono persone che hanno studiato un pochino, quindi che ne sanno, e vi aumentano i guadagni delle fabbriche.
i craftsmen, che sono gli operai delle fabbriche. Forza lavoro leggermente specializzata pochissimo, meglio dei fattori, ma meno dei clerks, e lavorano nelle fabbriche come forza lavoro, ve ne serviranno un boato quando industrializzerete. Contadini, fattori, perché mi è venuto fattori, prima non lo so. Contadini lavorano i campi, più ne avete, più buttano fuori, più rendono i campi, ovviamente si concatenano con gli aristocratici. Minatori e quant'altro, stessa roba dei contadini, solo in un altro punto. Ufficiali, praticamente i vostri ufficiali che poi vi ritroverete nell'esercito quando andrete a fare. Se avete una mancanza di ufficiali, magari vi conviene cercarne un po'. I serfs, questa penso sia una meccanica, sono tipo gli serf e schiavi, sono praticamente più o meno la stessa identica cosa, solo che i serf penso possano levarsi dal cazzo, mentre gli schiavi no, e fanno, li usate al posto dei laborers, dei minatori e degli agricoltori nel caso, e poi i soldati, i vostri impugnatori di fucili base. Queste sono le popolazioni che ci sono nel mondo di Victoria 2 e che pian piano vanno a gestire la vostra nazione, vanno a completare. Se guardiamo i grafici qui sotto, vi fanno vedere la forza lavoro, io sto usando il Brasile, quindi 54% sono contadini, poi abbiamo 30% di schiavi, artigiani, eccetera, eccetera. Come vedete, c'è veramente, cioè, è gran parte del paese zappa la terra, l'80%, se non di più. Sono 95% cattolici, questa è la religione, l'ideologia, la cultura, queste sono statistiche, fun fact che guarderete per i cazzi vostri se vi piace così. Questo qua è molto da esplorare for fun, anche qui scegliete quale regione guardare solo o se guardarle tutto l'impero e vedere un po' come siete messi. È molto personalizzabile, ma non c'è nient'altro qua da vedere, questo qua era il tab popolazione. L'unica cosa prima di chiudere questa cosa qua velocemente sono i national focus che vi dicevo. Quando andate in una qualsiasi regione, cliccando qua da qualsiasi parte, qua in alto avete un national focus che potete settare, oppure premendo F. Questo national focus vi dà varie possibilità qui sotto: colonial policy, immigration, eccetera 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 eccetera. Vi può servire per dire promuovere una tipologia molto, molto facilmente. Per esempio qua in Brasile, io ora qua sulla capitale a Rio de Janeiro voglio promuovere gli intellettuali, servono più insegnanti, la gente deve imparare a leggere e a scrivere, puttaneva. Quindi queste persone qua aumenteranno del 20% gli insegnanti. Stessa cosa, poi ve li guardate e capirete. Potete cercare di far votare la gente al partito che volete voi, potete cercare di dire ai capitalisti di investire in queste, incoraggiare la produzione di questi beni, o anche i vostri artigiani, li potete usare per la diplomazia, per l'immigrazione, eccetera, eccetera. 0 di 2, pian piano andate avanti con le ricerche, diventeranno 3, 4, 5, 6, eccetera, eccetera. Questo, signori, era la base del tab popolazione. Allora, signori, tab tecnologia o ricerca, vedete voi, qua in alto, oppure premete F3. Allora, qui possiamo subito vedere questa barra qua dove c'è scritto Naval Design, questa è la ricerca in corso, e una barra verde si caricherà dentro e vi dirà che progresso è in questo momento la ricerca. Qui sotto possiamo vedere dove c'è il libro, la vostra literacy, cioè quanto la vostra popolazione sa leggere e scrivere. In questo momento in Brasile il 5% sa leggere e scrivere, e va aumentata esponenzialmente ovviamente, perché più sanno leggere e scrivere, più vi rendono alla fine come nazione. Una nazione di contadini alle lunghe vi porta solo a spararvi in un piede da soli, con tutti i problemi che poi porta a educare la gente. Poi qua a fianco invece abbiamo gli intellettuali, qua vi do un'idea generale di quanto stanno lavorando bene i vostri intellettuali. Al momento i vostri intellettuali c'erano 1.34. Subito lì sotto, come avevo già anticipato l'altra volta, dice 2% è ottimale, quindi cercate di aumentare gli intellettuali fino a raggiungere un 2% nazionale qua e prendere il massimo dei punti ricerca. Questo vi darà punti ricerca, vi darà più altre statistiche del caso. Comunque, più alto è questo, più punti ricerca fate, più si addestrano, più le persone imparano velocemente, più popolazione viene coperta, istruita. Qui sotto invece abbiamo i 5 branch delle tecnologie. Come vedete c'è, vabbè, esercito, marina, commercio, cultura, industria, e poi man mano che il tempo passa scendono e diventano sempre più moderni fino ad arrivare alla fine del gioco, probabilmente. In alcuni casi non li riuscirete neanche a finire tutti, forse, dipende da che nazione state giocando.
Qui sopra c'è scritto amministrazione traditional accademia, non vedete nessun modificatore, ma potrebbe esserci in alcune nazioni. Dico una stupidaggine, mi pare l'Inghilterra, a discapito dell'esercito che ha dei malus sulla ricerca, ha invece dei bonus sulla marina. Dipende dalla nazione che scegliete, qui non c'è niente, non è questo il caso, ma potrebbero esserci, e così pianificate un attimino prima che ricerche fare o dopo. Una cosa stupida, per esempio, qua noi ora stiamo ricercando il naval design Boaroso, così ad mutsum, possiamo vedere che ci costa 3600 research points e che l'anno di attivazione è il 1836. Per esempio, main armaments, anche se dovessimo arrivare, questa ricerca qui sarà impossibile farla prima del 1870 e costerà un boato. Quando andate a vedere che ricerca fare, se volete recuperare alcune ricerche siete indietro, guardate quanto costano in prezzo. Quelle sono le ricerche da recuperare prima. Comunque basta cliccare su una ricerca, fare start research e te la mette subito in coda. Non credo senza altre mod ci sia un modo di mettere in coda X ricerche, dovete farle una alla volta, uno per uno. Detto ciò, l'ultima cosa del tab ricerca è, per esempio, andiamo su industria, andiamo su medicina. Quando andate a scoprire la medicina, non è che nel gioco vi dà solo più 25% supply limit. Nel gioco vi dà anche la possibilità di scoprire tutte quelle cose che ci sono qua a fianco. Una volta quindi, una volta che avete ricercato medicina, mentre va avanti, senza fare un cazzo, alcuni potrebbero scoprire i vaccini e quindi darvi anche quei bonus. Altri potrebbero scoprire la genetica e darvi anche quei bonus. Questo poi dopo verrà, per farvi capire, ci sono delle volte dove uno ricerca il colonialismo, ma fin quando non scopre l'idea del colonialismo non può partire a colonizzare. So che sembra una puttanata, però è così. Questo per farvi capire che una volta che avete preso questo, non è solo questo il bonus, ne arriveranno anche degli altri, e poi piano piano, e che tutto si concatena. Alcuni non ne hanno, tipo le railroads, non scopri nient'altro una volta che piantato giù la ferrovia, quella è, e invece altri sono pieni di roba. Quindi signori, questo è tutto quello che riguarda la ricerca. Allora, scambio o trade o commercio, tasto F6 oppure qui in alto nel vostro menu, signori. Allora, partiamo subito dall'alto. Qua in alto potete vedere i vostri top 3 prodotti esportati, vi dà un'idea di cosa esportate, e top 3 prodotti importati. Così almeno se volete creare delle fabbriche future sapete cosa dovete andare a fare nel caso, per non andare a comprarle da fuori ma produrle internamente. Qui sotto... tutto il commercio viene gestito in automatico, quindi per amor di Dio, se non sapete cosa state facendo, non toccate sta roba qua. E qua si potrebbe anche chiudere questa finestra sullo scambio, ma vi voglio dare due informazioni così velocemente. Allora, qui vedete tutti i prodotti che ci sono nel gioco, potete vedere il prezzo, chi li sta producendo, chi li sta vendendo, i top venditori, eccetera eccetera, e quanta domanda c'è. Questa freccettina verde, se è verde vuol dire che c'è tanta domanda. Qua sotto invece, qua non ne parliamo, lasciate per la pelle. Qua sotto sono i bisogni della vostra nazione, il vostro governo per funzionare ha bisogno di questa roba, le vostre fabbriche per funzionare ha bisogno di questa roba, cioè niente, perché non avete fabbriche col Brasile, ma ci saranno. La vostra popolazione cosa ha bisogno per vivere la propria vita. Market activity non so cosa sia. Stockpile è la vostra, quello che mettete da parte, anche questo qua, lasciatelo gestire al gioco se non siete capaci, perché potrebbe imputtanare su tutto. Quando poi sarete capaci o volete metterci mano, cliccate qui e iniziate a gestire un attimo quanta roba volete tenere da parte. E a destra in fondo c'è il Common Market, questa è l'unica nozione che dovete capire un attimino. Esistono due mercati in questo gioco, quello mondiale e quello comune. Quello comune si riferisce a voi stessi, cioè quello che voi producete, magari voi producete birra e poi la rivendete nel vostro stesso mercato comune alle persone perché se la bevono. E si riferisce anche ai soggetti sotto di voi, se avete dei puppet o chi è nella vostra sfera di influenza. Non è il caso del Brasile, ma se guardassimo l'Inghilterra, per esempio, l'India è sotto la sfera di influenza inglese, quindi tutti i prodotti indiani verranno prima venduti nel mercato comune all'Inghilterra, che può comprarli a prezzi inferiori, eccetera eccetera, e poi dopo, se rimane un surplus, verranno venduti nel mercato mondiale. Quindi dovete capire che se voi siete una nazione che viene influenzata dall'Inghilterra, prima venderete a loro, non venderete mai fuori dal mercato prima. E il mercato mondiale
ha un ranking un po' nascosto qua, però le nazioni più alte, più in cima, quelle più fighe, hanno precedenza a comprare. Quindi se voi siete, non siete in sfera di nessuno e volete comprare prodotti, ma, non, ma siete un mister nessuno, come per dire il Piemonte al momento, non vi si cagherà nessuno. Cioè se il mercato vende 20 di ferro e l'Inghilterra decide di comprare 20 di ferro, voi il ferro lo pigliate in quel posto. Quindi è molto importante stare in alto e capire a un certo punto se l'economia vi sta andando a puttane. Può darsi che sia per questo motivo qua, non c'è più ferro, non c'è più un materiale da comprare al mercato e quindi ve lo state pigliando in quel posto, ok? E quindi si conclude qui questa velocissima parentesi sopra il commercio. Signori, il budget, premete F2 oppure cliccate qui in alto sul menu. Allora, andiamo a vedere un attimino come potete ritoccare l'economia del paese leggermente per non farlo andare in default. Questo è il vostro primo obiettivo nel gioco, immagino, quello di andare in rosso. Allora, partiamo dalla parte più sfigata di tutte, partiamo dal basso verso l'alto, qua sotto. Tutta quella parte qua è solo quella della gestione prestiti. Prestiti che magari un giorno entrate in una guerra, non l'avete preventivata, state per andare in rosso, piuttosto prendete un prestito, prendetene un po', quelli che vi servono per rimanere in piedi, e poi pian piano qua li potrete ripagare. State attenti ad andare in default, perché andare in default vuol dire che altri potrebbero avere casus belli per poi venire a riprendersi con la forza i soldi. Questo è. Qui sopra possiamo vedere quanto tassiamo la popolazione e le torte sono quanto riescono loro a comprare quello che gli serve nella vita. Per capirci, il rosso vuol dire che non comprano un cazzo, il verde riescono a prendere tutto quello che gli serve per vivere la giornata, il blu vuol dire che riescono ad arrivare a fine giornata senza, cioè riescono a mangiare ma non hanno comprato nient'altro. Il giallo vuol dire tipo che invece fanno o pranzo o cena, diciamo che tutti e due non possiamo permetterceli. Quindi dovete dare un occhio un attimino a questa, tenere d'occhio questa cosa qua e decidere in base a quello quanto tassare o non tassare la popolazione in questo caso. Ora, in linea generale, all'inizio si tassa tutti al 100% tranne i ricconi, perché i ricconi potrebbero fare investimenti. Non è il caso del Brasile, perché non abbiamo capitalisti, abbiamo solo i proprietari terrieri, ma come vedete guadagniamo 2, anche se glielo metto al 100% guadagniamo 14 e alla fin fine non è che si guadagni veramente niente. Tra l'altro questi sono quelli che votano al momento, mi sa, qua in Brasile, quindi è meglio tenerseli buoni, ok? Per capirci. Gli altri, come dicevo, potete metterli al 100%, questo perché non prendete il 100% delle tasse, ne prendete solo in questo caso il 12%. Dove arriva Bradley la cifra 12%? Arriva dalla vostra amministrazione, che qua dice che funziona al 12%, ma poi lo andiamo a vedere meglio. Quindi puntate tutto al massimo delle tasse per ora, poi pian piano mentre andate avanti la vostra amministrazione funziona meglio, potete abbassarlo, riadattarlo in base ai bisogni delle persone. Qui sotto vedete i precious goods, cioè quanti diamanti e oro riuscite a estrarre nella vostra nazione. Ora non ci sono miniere di questo tipo, quindi non becchiamo un cazzo. E questo è quanto riusciamo a tenere dentro il totale delle tasse. Passando di qua, al volo, possiamo vedere quanto viene finanziato, quanto viene mantenuto il vostro esercito. Ora è al 50%. Se non siete in guerra, tenetelo al 50% o sotto. Se siete in procinto di entrare o avete paura che stia per scoppiare, tenetelo al 75%. Non tenetelo sempre cappato al massimo, perché vi peserà tantissimo sulle spese. Tipo, ora costa 126, ma potrebbe costare 149 e aggravare ancora di più. Pure la marina, guardate, 225. Quindi tenete sempre a metà, pronti per essere sul chi va là. Ecco qua. Il terzo tab invece, quello delle costruzioni, tenetelo al 100%, dimenticatevi l'esistenza e buona giornata. Per quanto riguarda l'educazione, ovviamente, per quanto budget permettendo, volete tenerlo il più alto possibile, perché volete educare le persone per farle entrare nelle fabbriche, per farle diventare imprenditori, per farle andare avanti la società, perché avere solo zappatori, come dicevo, non è il massimo. Ovviamente budget permettendo, cercate di educare al meglio le persone che potete, e qua avete il costo. Amministrazione, sparatela al massimo, perché tanto non vi costerà quasi un cazzo all'inizio. Quando poi avrà raggiunto il 100%, andando avanti con le ricerche potreste overcapparlo, qui non vi scriverà che è overcappato, però andate qui, mettete mano, lo abbassate, fate delle prove, e se vedete che rimane al 100%, buono, tenetelo così.
tipo verso la fine del gioco potreste tenerla all'amministrazione al 50% e sarebbe comunque al 100% per via delle ricerche e delle tecnologie. Però all'inizio mettetela al massimo, perché questi vi servono per riscuotere più tasse, vi servono più soldi e vi servono anche per combattere il crimine, che potrebbe diventare una bella rottura di coglioni. Qui sotto abbiamo social spending. Allora ragazzi, questi sono i soldi che darete ai disoccupati e alle pensioni. Ora, per capirci, al momento non credo che il Brasile abbia politiche di questo tipo, ma se mai un giorno ne avrà, tenete conto della vostra popolazione. Quanti vecchi abbiamo? Cioè, guardiamo l'Italia del 2022. Se avete una popolazione vecchia altissima e decidete, ma sì che bello, diamo le pensioni alla gente, questo vi si ritorcerà contro in una maniera assurda. Quindi state ben attenti. Nel caso facciate la stronzata, andate a abbassare quanto date per queste pensioni o per questi sussidi di disoccupazione. Quindi state ben attenti e gestiteveli qua. La military spending, d'altro canto, invece è quanto pagate ai soldati ufficiali. Ovviamente più li pagate, più saranno incentivati a diventare ufficiali soldati, eccetera, eccetera. Questo aumenta anche il jingoismo, che è quella statistica per quando state in guerra con qualcuno di aggiungere war goal e quindi accaparrarvi più roba. Questo è. Anche qui, budget permettendo, gestitevelo come cazzo volete. Qua sotto vedete il totale delle spese, che sono palesemente superiori di quanto guadagniamo dalle tasse. Ora qui guardiamo le tariffe. Le tariffe sono le tasse che mettete sui beni commerciali, sia interni che esterni al paese. Quindi più le alzate, più guadagnate dalle tariffe. Però c'è anche dire che la vostra popolazione fa più fatica a comprare le cose. Come possiamo vedere in questa situazione attuale, con le tariffe al 25%, il 24% degli artigiani non ha soldi per comprare il legno per fare la sedia e si fotteranno. Ma non vi preoccupate, male che va, se non riescono a mangiare per un po' di tempo vanno a fare i contadini, non è che si lasciano morire lì di fame. Quindi teneteci d'occhio. Io idealmente le tengo a zero. Quando sono in guerra vado a 5-10 per cercare di coprire le spese di guerra. Vedete un po' voi come volete fare. Non so se avete notato, sia qui in alto nella National Stockpile, sia che military che qua, abbiamo delle barre che non ci fanno andare più sotto di quello. Quello è per via del nostro governo, del sistema politico che stiamo utilizzando. In alcuni casi questa barra potrebbe essere molto più bassa, cioè tipo, mi pare, non mi ricordo, tipo nei liberali forse l'esercito lo puoi... No, le tariffe le puoi tenere al massimo al 50%, una roba del genere. O addirittura pure le tasse vi cambieranno. In una cosa liberale non potete tassare le persone più del 50%, anche se avete un'amministrazione di merda. Quindi state ben attenti, ma delle leggi e dei governi ne parleremo un'altra volta. Quindi qui si conclude più o meno... la cosa veloce di questo tutorial qua. Tasse al 100% fino a quando l'amministrazione non è al massimo, poi vi regolate, tariffe dallo 0 al 20 al massimo e cercate di dare il meglio che potete all'educazione e di tutte le altre spese pur rimanendo in positivo. Qua in alto, anche se di solito parto prima, lo dico adesso, qua in alto potete vedere un grafico di quanto la vostra economia, a volte l'elettrocardiogramma della vostra economia, a volte muore, a volte si riprende, no. Se tenete qua potete vedere il budget di quanto avete guadagnato. Comunque questo è quello che vi interessa, guardate questo qua verde, questo qua è un plus. E qua vi fa vedere il totale, se rimanete sopra col mouse vi fa vedere le spese e i guadagni generali e potete un attimino tirare le somme e vedere dove cazzo stanno andando a sparare i soldi. Comunque questo è tutto per quanto riguarda il budget. Andiamo avanti. Signori, tasto F4, parliamo di politica. Allora, qua è un pochino più grossa la storia, quindi cercherò di dare le informazioni necessarie, giusto quelle superficiali, però per giocare. Qui in alto potete vedere che vi dice che partito sta comandando al momento, che partito guida il paese. Potete guardare i punti di soppressione e l'infamia. Ora, i punti di soppressione servono per sopprimere la voglia di riforma che ha la gente. Se vanno in piazza a protestare perché vogliono lavorare invece che 14 ore 8, voi magari potete sopprimere quella voglia di riforma lì, spendete i punti e li mandate a casa manganellate. L'infamia invece è come il mondo percepisce la vostra nazione. Se andate in giro a destra e a manca ad annettere gente, l'infamia sale. Se l'infamia supera i 25 punti, il resto del mondo prende un casus belli per venire a rompervi il sedere. Ora, a me piace stare sotto il 20, perché si sa mai che succeda qualcosa,
qualche evento balordo ed è un attimo essere con la cacca alla gola. Quindi fate buon uso di questa informazione. Per quanto riguarda invece queste quattro icone qui sotto, si attivano, come questa qua, quando c'è qualcosa da fare nel rispettivo campo, ossia se ci sono delle riforme questa si attiva, se ci sono delle decisioni da prendere questa si attiva, se ci sono delle elezioni in corso questa si attiva, se ci sono delle rivolte in corso stanno per scoppiare questa si attiva. E questo è quanto. Passiamo invece al menu vero e proprio. Ora, queste quattro icone, aggiungo, queste quattro icone si traducono praticamente in questi quattro menu, però non è... Dopo le vediamo nello specifico, ma vediamo prima questa parte qua che è abbastanza incasinata. Ah, apro una piccola parentesi, qua parleremo tutto in maniera superficiale. Se volete approfondire, i link in descrizione, come al solito, vi daranno tutte le informazioni che mancano e vi spiegheranno meglio le varie cose. Chiuso parentesi. Allora, qui guardiamo velocemente che siamo una monarchia costituzionale, questo è il nostro tipo di governo. Ogni tipo di governo ha le sue prerogative. Esempio stupido, monarchia assoluta, non ci sono elezioni, ok? Ma qua per ora rimaniamo così e passiamo oltre. Parliamo invece delle ideologie o dei partiti. Ogni ideologia si porta dietro le sue policy economiche, di guerra, religiose e quant'altro. Ora, ce ne sono alcune più importanti di altre, secondo me, nel gioco, che sono quelle di guerra e quelle economiche, ma ne parleremo rispettivamente nei video militare e di produzione, che è dove si va a toccare la cosa. Quello che cercheremo invece di capire qua è, all'inizio del gioco ci sono sempre queste tre qua, i reazionari, i conservatori, i liberali, e capire quello che fanno, molto semplicemente. I reazionari cercano di tirare indietro le riforme, di andare... A togliere le riforme alla fin fine. Se magari date il diritto di voto a tutti, i reazionari cercheranno di limitarlo. I conservatori cercheranno di mantenere lo status quo, quello che c'è adesso va bene e così è. I liberali invece cercheranno di spingere le riforme in avanti. Ora, non è detto che non possiate spingere le riforme in avanti con i conservatori, basta che quando a un certo punto, perché succederà, la popolazione inizierà a volere dei diritti, non gli mettiate i bastioni fra le ruote e questi piano piano vi daranno la possibilità di fare delle riforme e quant'altro. Ora, io vi consiglio sempre di stare sui conservatori più o meno all'inizio per capire un po' come muoversi, perché vi danno un certo livello di libertà e senza mettervi in situazioni sgradevoli, come per esempio a me piace molto il socialismo come ideologia, ma ha una policy di guerra che aborro, che è l'antimilitare, e quindi per quello preferisco rimanere sui conservatori. Comunque, qui sotto potete mettere un partito, scegliere che partito comanda, e questa è una delle caratteristiche della monarchia costituzionale. Non potrete farlo in una democrazia, per capirci. Qui sotto invece c'è il pulsante di fare delle elezioni in questo momento. Le elezioni sono ogni tot anni, ma se sentite che l'aria è cambiata e fare delle elezioni in questo momento farebbe cambiare il vostro governo, potete cercare di forzare la cosa e chiedere delle elezioni prima. Qua sotto queste due torte vedete l'ideologia dei vostri votanti, chi vota, e l'ideologia delle persone, perché ovviamente se non c'è il voto universale, chi vota non sono le stesse persone, sono solo una parte della popolazione, quindi potrebbe, per esempio all'inizio, sulle monarchie assolute, il potere di solito sta ai ricconi, agli aristocratici, e quindi saranno molto... l'ideologia dei votanti sarà molto incentrata nei reazionari o conservatori, mentre di solito la gente va più sul liberale. Man mano che il gioco va avanti aumenteranno le ideologie, arriveranno i comunisti, i socialisti, i fascisti, però passerete una buona parte del gioco con solo queste tre ideologie qua, e già qua ci prenderete la mano. Poi andrete a vedere quella che vi piace di più in base a come spinge o tira indietro le riforme, in base alle loro policy, e sceglierete un po' quello che preferite o quello che più si adatta al, se volete giocare di ruolo nell'epoca che fu. Qua sotto avete i problemi importanti, che tecnicamente non sono neanche importanti, dipende da quanto volete dargli importanza. Cliccando su quanti votanti o quante persone pensano quella cosa, potete capire un attimino quello che vuole la gente già da qua, senza aprire il tab popolazione. Per esempio, il 13% di chi vota vuole più jingoismo. Il 9% praticamente vuole che siamo più pro-militari. La gente, il 21%, vorrebbe evitare che ci sia la schiavitù nel paese. Questo vi dà un occhio veloce su quali sono i problemi della gente.
Ma questo è per questo menu. Passiamo ora agli altri quattro menu qua a fianco. Partiamo da quello più semplice, da destra o sinistra, e vediamo. Allora, Release Nation è semplicemente rilascia un'azione. Volete rilasciare un'azione che è sotto di voi, premete il tasto, perdete infamia, quindi c'è anche questo di positivo, l'avete liberato, e buono, questo è quanto. Decisioni, queste sono all'effettivo delle decisioni che potete prendere che vi danno alcuni buff. Volete vederle come dei focus? Sono dei focus, che però hanno dei prerequisiti. Qua vi dà un po' di flavor, qua sotto sul punto interrogativo potete vedere i prerequisiti. Questa spunta, se c'è, indica che quando sarà disponibile vi verrà, si accenderà questa icona qua in alto. E quest'altra spunta qua, quando la premete, vuol dire mettere, cioè fare questa, prendere questa decisione. Ora, per esempio, per il Brasile, A New Life in the New World, con i prerequisiti di essere in pace, aver eliminato la schiavitù, aver inventato, aver trovato la ricerca state and government e tutte le altre cose, pagando quei 50.000 sterline, potrete dare per un bordello di tempo al Brasile ha questo effetto qua del più 100% di attrazione all'immigrazione, quindi far arrivare un sacco di gente nel vostro paese, se questo vi interessa. Ovviamente nazioni più interessanti hanno più decisioni, sono un po' più incasinate, tipo l'Inghilterra ne ha un sacco. Per i movimenti ho cambiato gameplay, sono andato con l'Inghilterra perché volevo farveli vedere e in Brasile non c'erano. Allora, al momento nel mio gameplay ci sono un sacco di gruppi ribelli che però, come potete vedere, hanno zero il rischio di scoppiare. Ovviamente loro si lamentano, sono persone che attivamente pensano che vorrebbero magari l'indipendenza come i bicaneri nazionalisti, ma che non hanno né la forza né le armi per poterlo fare. Qui potete all'effettivo vedere quanta gente è, quante brigate disponibili hanno, quanto si stanno fogando tra di loro per far scoppiare la rivolta e quanto è il rischio di rivolta effettivo. Se mi volete chiedere come faccio a toglierli da sta lista qua, non è che c'è una grande risposta. Gli yemeni nazionalisti vogliono la libertà, quindi dovete liberare lo Yemen. Questo è l'unico modo di farli sparire. L'alternativa è quella di tenerli d'occhio se fanno troppo casino, quando si ribellano, sparargli addosso. Ci sono anche altri tipi di ribelli, per esempio i giacobini. Questi vogliono riforme più liberali, quindi quando farete almeno ogni tanto quando farete una riforma, questi scenderanno di colpo. Oppure non le fate, quando salgono gli sparate addosso, questa è sempre l'opzione migliore. Da questa parte invece vediamo i movimenti, che sono quelli, i movimenti popolari, la gente che dirà noi vorremmo questa riforma e quindi viene qua a petizionare la cosa. Piano piano il numero di persone salirà, adesso sono 120.000, quindi niente, potrebbero diventare milioni, e se non li ascoltate salirà anche la loro, chiamiamola qua, lo chiama radicalismo e lo chiamo incazzatura, salirà la loro incazzatura. Più l'incazzatura sale, più c'è il rischio che poi questo diventi un gruppo di ribelli per volere quella cosa lì. Quindi quello che potete fare è, quando possibile, sopprimerli, quindi spendete i vostri punti di soppressione, li sopprimete e per un po' questi non torneranno, ma poi se vogliono quella cosa torneranno. Cosa vogliono lo vedete qua, vogliono un movimento per i diritti politici e culturali, perché al momento, se andiamo a vedere sulle riforme, su political rights, i nostri sono ristretti solo ai cittadini di prima classe, loro vogliono che anche i cittadini di seconda classe ce l'abbiano. Al momento 120.000 persone sono il niente, la loro incazzatura è bassissima, potete andare avanti a ignorarli per un bel po'. Ovviamente noi siamo conservatori, come dicevo prima, dovrò a un certo punto cedere e dargli quello che vogliono, se non voglio che continuino a ribellarsi come degli stronzi. Questo è quanto. Ora ritorniamo al Brasile e andiamo a vedere le riforme. Ora, le riforme andrebbero un attimino viste bene, ma qua gli diamo solo una smerigliata superficiale. Non sto neanche a spiegarvi le social reforms perché sono self-esplicative. Più andate verso il basso, più siete larghi di maniche. Quindi darete più pensioni, darete più soldi come stipendio minimo, farete lavorare di meno la gente e quant'altro. Un occhio attento dirà: Bradley, ma sta cosa qua costa tutto allo Stato, perché mai dovrei spingere in quella direzione? Beh, per tre motivi. Il primo è che magari stai giocando di ruolo, quello che vuoi, è storicamente andata così e vuoi che le cose vadano così. Il secondo è perché allargare le maniche vuol dire attrarre immigrazione, che se controllata in maniera decente si traduce in più soldati e più operai, più forza lavoro e quindi più soldi, più prosperità. La terza è che non dare diritti alle persone li fa incazzare e si deve arrivare allo sparagli addosso molto spesso, quindi
Questi sono i tre motivi, secondo me. Qui sotto i problemi di Stato sono il lavoro minorile, i diritti civili, le policy di confine e i diritti di stampa, che anche questi sono abbastanza self-esplicatori, e poi ci sono le riforme politiche, che invece sono un pochino più difficili da digerire alcune. Allora, ci capiamo subito. Political parties è quanta libertà hanno le persone quando vanno a votare. Semplicemente a maniche più larghe hanno entrano nel loro stanzino chiuso, votano e nessuno gli dice un cazzo. Qua in alto invece il vostro governo, quando vanno a votare, gli tira le manganellate se non votano bene quello che vogliono loro. Infatti vi dà un po' di supporto al partito, questa cosa qua, per capirci. La coscrizione si auto spiega. Il vote franchise è semplicemente chi vota. Il voto universale, o votano solo chi ha dei terreni, o vota solo chi è sopra un livello, un certo livello di studio. Quindi anche lì cercate di capire, fin fine la gente cercherà, tutti vorranno votare, però potete cercare di arginare quanto possibile. Il sistema di voto vi consiglio di andare a leggervelo bene, perché è un bel casino. La Upper House, come viene votata, anche qua scegliete un attimino quello che preferite di più. Le trade union sono i sindacalisti, volete che abbiano dei sindacalisti o meno, per ora sono illegali da noi, ma a un certo punto quelli controllati di Stato, oppure van bene tutti ma non i socialisti. Questo è. Le leggi sul debito, anche qua è una cosa un po' particolare che magari nessuno ci pensa, però in questo momento in Brasile, se qualcuno dichiara bancarotta, deve lavorare per la persona a cui deve i soldi gratuitamente fino a quando non il tizio non si sente soddisfatto. Potete sistemare un pochino la cosa facendo diventare, insomma, non costringendo la gente ad entrare degli schiavi. Poi schiavitù direttamente, ora è permessa, potete poi piano piano toglierla. Oppure i meeting pubblici, che al momento sono permessi, ma potete addirittura toglierli, così la gente smette di andare a protestare in piazza e avete anche un pochino più di controllo. Signori, superficialmente questo era il tab politico. Mio consiglio di fine parte del tutorial è: mettete sui conservatori, tenete d'occhio i movimenti, quando iniziano a voler qualcosa dateglielo, e pian piano andate avanti a fare il vostro e imparerete tutto quello che c'è da sapere. Tab produzione, signori, F1 oppure qua in alto a sinistra, ci clicchiamo sopra e qua vedete tutte le vostre fabbriche. Ovviamente siamo in Inghilterra, perché il Brasile fabbrica non ne ha e non vedreste un cazzo. Quindi prendiamo l'ultima riga per capire. Nelle Wales ci sono 6 fabbriche su 8, 8 il tetto massimo di fabbriche che si possono avere in uno stato. Non si può aumentare, questo è. Potete vedere quanti disoccupati clerks o quanti disoccupati craftsmen ci sono in quello stato, 0 qua, la percentuale di capitalisti in quello stato e l'infrastruttura che c'è in quello stato. Ora, a parte questo che mi sembra self-esplicativo, più infrastruttura c'è in uno stato, più le fabbriche rendono con materiali prodotti, quindi viene da sé tutte le deduzioni che poi vi arrivano da lì poi. Qui sotto cosa possiamo vedere? Allora, possiamo vedere il livello della fabbrica e cosa produce quella fabbrica. Il livello, l'unica cosa che cambia è quanta gente ci lavora. Se una fabbrica di livello 1 può contenere 5.000 persone, quella di livello 2 10.000, e così a salire fino a livello 99. Questo più qua a fianco vuol dire che possiamo, noi con le nostre politiche economiche che abbiamo, possiamo cliccarci sopra e noi aumentare di livello la fabbrica e pagare. Paghiamo con i soldi dello Stato, l'ampliamo e questo è quanto. In alcune cose, con alcune ideologie non si potrà fare, ma questo è uno dei motivi del perché dovete andare a vedere quale ideologia volete mettere al comando e poi vediamo. Qui sotto vi fa vedere i materiali richiesti, cioè carbone e ferro per fare l'acciaio. Sotto ancora vedete quante persone sono occupate in quella fabbrica fino al massimo della fabbrica, per esempio qua è quasi piena, qua è quasi totalmente vuota. Qui a fianco potete dare priorità d'assunzione, cercheranno di riempire prima quella fabbrica lì, e qui sotto potete vedere se sta guadagnando o se è in perdita.
A fianco ancora potete dare, potete pagare con lo Stato con sussidi statali, nel caso una fabbrica sia in perdita e non volete che chiuda potete dargli sussidi statali come questa, questa è palesemente in perdita ma la voglio tenere aperta e quindi hai sussidi, e qui a fianco ancora abbiamo il chiudi la fabbrica, cioè la elimina totalmente, tipo se volete chiudere per esempio una fabbrica che è andata ormai è chiusa, volete eliminarla per liberare degli slot, cliccherete sopra e la cancella. Anche qua io posso prendere e cancellarla per, chiuderla e poi cancellarla. Questo ovviamente è tutto dato dalle politiche della mia ideologia, per esempio l'intervenzionismo, che è questo qua, non mi fa aprire fabbriche. Io non posso aprire una fabbrica, devo aspettare che i capitalisti decidano di investire in quella fabbrica e una volta che l'hanno fatto io posso espanderla. Che controllo avete su questa cosa? Quasi pare a zero, se non che vedete qui c'è il menu dei focus, che adesso qua io li sto usando per aumentare gli intellettuali. Potreste metterci per esempio la produzione armi, come in questo caso l'ho girato, e quindi l'IA può andare a pensare che tu li voglia aprire una fabbrica di armi. Non è detto che lo facciano, così li incentivi a farlo, poi nel caso lo facciano puoi ampliarla manualmente. Questo è per l'interventismo. Se volete creare fabbriche per i cazzi vostri dovete andare con la politica di capitalismo di Stato o Planet Economy. Adesso non vi faccio vedere qua, non switcherò perché possiamo andare a vederlo da un'altra parte, cioè negli investimenti esteri. Questo è il menu principale, investimenti esteri. L'intervenzionismo non ti fa aprire fabbriche nel tuo paese, ma puoi aprire in quello degli altri, per esempio nel Cile, come abbiamo visto prima. Nel Cile possiamo dire, ah ok, siamo andati a vedere il Cile, siamo andati a vedere questa regione qua, la Chilean Antofagasta, o come cazzo si pronuncia, e abbiamo detto qua hanno degli ottimi... Qua tirano su un sacco di grano, quindi va bene per fare l'inscatolamento, oppure hanno un sacco di mucca, va bene per l'inscatolamento della carne. Quindi andremo qui, questo qua è lo stesso procedimento anche per aprirli nei vostri stati se potete, andate a scegliere che tipo di fabbrica volete, per esempio una cannery, una scatola per fare le scatoline di cibo, vi dice cosa serve per produrlo, quindi servirà del ferro, dell'acciaio importato da qualche parte e o pesce o grano o mucche, vi dice un attimino quanto vi viene a costare, vi dice i materiali per costruirla, costruite su build e lì voi aprirete, investirete in un altro paese e gli aprirete una fabbrica. Ovviamente tenete conto anche di quanti disoccupati hanno, se volete potrete investire anche sull'infrastruttura, che è un po' più rottura di cazzo. Chiudo un attimo il menu e vi faccio vedere, tipo in Cile zoomate nella zona che volete, andate qui, questo piccolo menu qua, cliccandoci sopra investirete nella loro infrastruttura. Vi consiglio di aumentare l'infrastruttura del paese in cui avete investito, dove avete messo le fabbriche, questo è il punto. Poi abbiamo la produzione, qui ragazzi potete investire in tot paesi che sono listati qua, non potete investire in tutti i paesi, solo in quelli che sono in questa lista, perché alcuni paesi hanno politiche di protezionismo e non vogliono che agenti esteri vadano lì a investire per tutta una serie di motivi, quindi è un bel casino. Poi qua abbiamo il terzo tab che è la produzione, questo è quanto viene prodotto nel vostro paese. L'Inghilterra fa praticamente tutto, se scegliete paesi più poveri avrete molta meno roba, ovviamente è diviso in beni che si raccolgono dai campi a quelli appena fatti, a quelli industriali, a quelli che vengono usati quotidianamente da tutti, eccetera eccetera. Avete varie statistiche, se vi fermate sopra vi dice un po' di roba, ma questo approfondite voi. E poi come ultimo tab della produzione c'è quello degli investitori. Ora, con l'intervenzionismo una buona parte del lavoro la fanno i capitalisti, almeno loro dovrebbero investire in qualcosa. Per esempio questi uomini qua, questi 4860 capitalisti stanno investendo nel Nord Quebec, vogliono aprire una fabbrica che imbottiglia liquori o comunque birra e quant'altro. Stanno pagando tutto loro, io non devo fare assolutamente niente. Quando avranno finito la costruiranno loro con i loro soldi e buona fortuna. Ovviamente se io volessi velocizzare la costruzione di questa railroad da Pegu con l'intervenzionismo posso andare qua e finanziarlo, aumento le finanze, faccio invest e quant'altro. Quindi non avete con l'intervenzionismo un diretto controllo su che fabbriche vengono costruite nella vostra nazione, ma avete un controllo parziale.
Poi ovviamente, se siete andati a vedere un pochino più nello specifico l'intervenzionismo e quant'altro, questo vi fa capire che quelle policy hanno anche degli altri tipi di costi. Per esempio l'intervenzionismo ti fa costare un po' meno le importazioni, mentre lo state capitalism, che hai il pieno controllo della tua economia, te le fa costare un po' di più. Quindi uno deve trovare anche un attimino un bilanciamento, come si trova bene. Ancora, io vi suggerisco, come suggerimento di fine cosa, di andare con l'intervenzionismo, perché avete un po' di controllo, non vi costa troppo la roba e vi dà un'idea di come si sviluppano le cose. Poi ovviamente, se vi sentite più audaci, mettete o Planned Economy o State Capitalism, un partito che ha una di quelle due cose, e andate a mettere voi mano direttamente. Ci sarebbe anche poi, per approfondire, tutto il fatto di concatenare delle fabbriche utili nello stesso stato. Per esempio, se in uno stato c'è il carbone, lì sopra ci dovresti fare fabbriche che consumano carbone, così non devono spostare il bene. Ma questo ancora è per un'altra volta, per qualcosa di un pochino più specifico. Ah, una cosa che mi ero dimenticato, vabbè, il menu qui in alto, molto semplicemente, questi sono i top 5 export che avete nella nazione. Noi esportiamo legna, lana, grano e carbone, e queste icone qui sotto vi dicono che all'effettivo ci sono delle costruzioni che stanno venendo costruite, ci sono alcune fabbriche che sono chiuse al momento e c'è un po' di disoccupazione in giro. Sono solo delle informazioni random, così, tutto qua. Diplomazia, ragazzi, F7 o il tastino qui in alto. Siamo di nuovo con l'Inghilterra, perché viene più semplice mostrarvi certe cose. Allora, la diplomazia di Victoria 2 è abbastanza semplice, come semplice di tutti i giochi Paradox, probabilmente, però è un po' tediosa perché dovete fare molto lavoro di mouse. Allora, guardiamo velocemente il menu qua sopra e poi passiamo quello sotto. Quest'icona ci dice semplicemente che siamo in pace. Se fossimo in guerra, metterebbe la bandiera dello stato con cui siamo in guerra. Questo fogliato di carta invece mostra i punti diplomatici che abbiamo a disposizione. Dovrebbe cappare a 10, e per ogni azione che facciamo qui sotto nel menu diplomatico costa 2 punti, quindi questi sono i numeri. Queste 4 icone qui sotto sono la prima per segnalarci che possiamo fare un upgrade sulla nostra colonia e cercare di integrarla un po' di più. Il secondo, se c'è una crisi nel mondo, ma questo non verrà trattato direttamente in questo tutorial perché vengono un po' più avanti, dopo il 1880. Il terzo, la terza icona che si illumina o di rosso o di verde, a seconda se di rosso c'è una rivolta in una delle nazioni che avete sotto la vostra influenza, o di verde se potete aggiungere alla vostra sfera di influenza una nazione. E l'ultimo, che si accende solo quando siete una grande potenza e state perdendo lo status di grande potenza perché qualcuno sta facendo meglio di voi. Il che mi porta ora a parlare delle grandi potenze. Cosa sono le grandi potenze? Le grandi potenze sono le nazioni che hanno più prestigio, che hanno un esercito più grande o un'industria più potente. La somma di queste tre cose qua calcola un punteggio, e chi ce l'ha più alto è nei big 8. Queste 8 grandi potenze cosa possono fare? Beh, di base possono influenzare le altre nazioni, e poi quando ci saranno le crisi mondiali potranno mettere bocca su chi va dove, chi si scontra con chi, ma questo ancora è per un'altra volta. Però il vantaggio principale probabilmente di essere una grande potenza, oltre a quello di mettersi in sfera le altre nazioni, è proprio a un fattore di commercio e di materiali. Nel senso che, come sapete, ci sono due mercati in questo gioco, c'è quello comune interno e poi c'è quello mondiale, e i grandi poteri hanno precedenza sugli scambi nel mercato mondiale, e ovviamente tutte le nazioni che avete in sfera vostra vendono prima a voi i prodotti. Quindi capite che alle lunghe, se volete mettere su una bella industria, è imperativo un pochino essere una grande potenza. Detto ciò, cerchiamo di capire velocemente cos'è questa influenza e come funziona. Allora, le grandi 8 nazioni non possono essere influenzate o influenzarsi a vicenda, sono loro che influenzano gli altri. Quindi non potete fare questo giochino qui con gli Stati Uniti d'America o chiunque sia in questo menu qua. Per quanto riguarda tutti gli altri, invece, oggi andiamo a prendere così, guarda, l'esempio è la Grecia, perché come vedete tutti questi qui sono i punti influenza, ci hanno messo becco qua dentro. Praticamente tutti i grandi 8 nazioni, tranne l'Italia che è appena arrivata, stanno cercando di influenzare la Grecia. Come si fa a influenzare la Grecia? Beh, con questo menu qua a fianco gli si dà una priorità da 1 a 3, ok? E ovviamente non potete mettere 20 nazioni a 3 di priorità, perché comunque lui splitta i punti. Voi generate un tot di punti in base alle vostre ricerche e quant'altro, e ovviamente cerca di dare più punti alla nazione che avete dato più priorità. Questo è il fatto.
E una volta che avete un tot di punti, che possono essere sotto i platoni, pare siano 25, 50, 75 e 100, potete fare delle azioni sulla colonna qua a destra. In effetti si potrebbe dire che voi spendete punti diplomazia sulla colonna sinistra e punti influenza sulla colonna destra, con alcune eccezioni, come per esempio dichiara guerra, command units, justify war e altre cose. Però quello che è relativo alla diplomazia diretta, così, vengono splittate così: sinistra diplomatico, destra influenza. Ora, cosa potete fare per influenzare le altre nazioni? In linea generale potete aumentare l'opinione che hanno di voi. Questa è la cosa principale. Spendete 50 punti per aumentare l'opinione. L'opinione può essere o in negativo, oppure neutrale, cordiale, amichevole e in sfera. Quindi dovete continuare a spendere punti per cercare di alzarla sempre di più fino ad arrivare al punto dove potete finalmente aggiungervela alla sfera. Stessa cosa faranno le altre nazioni, quindi sarà questo braccio di ferro dove anche loro tentano di alzare il loro livello di influenza. Voi potete discreditare, far espellere gli altri ambasciatori o bannare di tutta l'ambasciata delle altre nazioni, però questo vi costa ovviamente un sacco di influenza in più. E non vi assicura niente, perché come potete vedere nella situazione attuale mia della Grecia, la Turchia sta cercando di mettere sopra le mani. Se ora io dovessi anche per dire, ho solo 59 punti, dovessi arrivare a 65 punti per poter fare banna all'ambasciata turca, e la banna per un anno, tutti gli altri avrebbero ancora i punti per poi cercare di fregarmi la Grecia. Quindi per me questa è una questione molto spinosa, sono un po' nella cacca. Però per farvi capire questa cosa, alla fin fine discredit gli fa perdere un po' di punti all'altra nazione. Expel Advisor rimuove tutta l'influenza di una nazione. Ban a Embassy rimuove tutto, in più gli vieta di mettere bocca per un anno sopra quella nazione lì. Questo è il sunto della cosa. Continuate a fare punti, cercate di influenzare una nazione, aumentate l'opinione fino a quando poi non potete mettervela in sfera, e da lì entra in gioco il fatto che dei prodotti e quant'altro. Ah ragazzi, apro una parentesi che mi stavo dimenticando: ovviamente per dichiarare guerra vi serve un casus belli, per fare un casus belli basta fare justify war. Ora, Victoria 2 è pessimo sotto questo punto di vista, secondo me. Quando si apre un tab esce fuori questa listona e non si capisce quasi niente. Lascerò sempre un link con la storia dei casus belli, ve li andate a vedere, perché questi non sono neanche tutti, ce ne saranno almeno altre 5 o 6 di possibilità e sono sempre più incasinate. Ve li andate a leggere, capite quale fa il caso vostro, eccetera eccetera. Ognuno ha un costo differente in, come si dice, in infamia che vi arriva e quant'altro. E una volta che l'avete scelto, dite proceed e piano piano viene creato. Per ora lo vedete solo voi, ma se venite sgamati lo vedranno anche gli altri. Però questo è quanto, insomma il ciclo è quello: date priorità a una nazione, aggiungete punti, continuate a incrementare l'opinione fino a quando non potete metterla in sfera. Ora non vi dirò nessuno di questi pulsanti cosa fa, perché basta passarci sopra il mouse e ve lo spiega. Con quello che vi ho detto dovreste già capire tutte le varie iterazioni. Per concludere questa storia qua della questa prima schermata, possiamo vedere qua in alto a che livello diplomatico siamo con una nazione. Qua, come in Europa universale, arriva fino a un massimo di 200 e fino a meno 200, e per vedere l'opinione invece di quella nazione lo vedete da qua, ho scritto in sfera, quindi siamo arrivati al massimo. Poi questa cosa qua della Grecia mi sparerò in un piede quando ci sarà da farlo. Anche qua, per chiudere velocemente, perché qua è molto semplice, le guerre in atto ora nel mondo, tutte queste, vi fa vedere quanto è il punteggio, quando sono le cose. Per la lettura del punteggio per me è un inferno. Tipo, qua è molto piccolo, cerco di zoomare. Questa freccia verde è quanto serve al Heavenly Kingdom per vincere, questa freccia rossa, questa freccia marrone è quanto serve all'altra fazione per arrivare. Quindi è molto swingata. Tipo qui l'America ha dichiarato guerra da una vita al Giappone e tutte le sue nazioni, però deve raggiungere questo punteggio qua più o meno prima di poter pressare i suoi demands, cosa che probabilmente non farà perché non sta mandando là nessuno, e quindi si attaccheranno un po'. Dopo un po' penso kickerà la war exhaustion in quel caso qua. L'America però ora al momento solo all'1% e il Giappone al 6%. Vabbè, questo è war justification. Se qualcuno nel mondo sta giustificando contro qualcuno e l'avete scoperto, salta fuori qua. E poi il tab crisi, che al momento è spento e non possiamo vederlo. Quindi ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda la base della diplomazia. Spammate questi tasti, aumentate la diplomazia e l'opinione,
assicuratevi il bel domani. Menu militare, ragazzi, quindi F8 qua in cima. Molto semplicemente, qui in alto ci dice che abbiamo schierato 10 divisioni sulle 11 disponibili al massimo. In verità si può superare anche quel limite, ma dovrebbero esserci delle penalità che non ricordo quanto pesino. Cercate di rimanere entro il limite, siamo tutti contenti. Vale sotto la stessa cosa per le navi. Tenete conto che però per le navi non è un punteggio di 1-1. Le navi più grosse valgono più punti, quindi dovete, insomma, dovete darci un occhio voi. Cercate anche qua di non superare il limite, sennò quelle fantomatiche penalità che non ricordo. Questo 9 qua con gli omini vuol dire che se fate, se mobilitate, avrete 9 divisioni extra di contadini utilissime. E questo qua sono i punti leadership, che non mi ricordo come vengono generati, ma praticamente quando il gioco li spende crea nuovi generali e ammiragli. Ora, questa parte qua di creazione generale ammiragli è tutta automatizzata e non vi viene in tasca niente il disabilitarla, perché non avete controllo sui generali che arriveranno. In tal senso, non è che se premete voi il tasto create admiral viene fuori più bello. Va un po' in base, mi sa, alla vostra, non lo so, credo al jingoismo, credo le politiche militari anche che avete, tutto quello. Non so bene quello specifico lì. Comunque si è fatta gestire tutto il gioco in quel senso qua e fine. A volte vi capiteranno dei generali come questo qua decenti, a volte vi capiteranno degli stronzi come in quest'altro caso. Allora, poi alla fine dei conti, quello che vi interessa a voi semplicemente sono questi tre tastini qua sotto. Uno per mobilitare, quindi far spawnare quelle fantomatiche 9 divisioni contadini, che fatelo proprio se siete disperati perché sono contadini. Oltre al fatto che vi abbassa l'output della produzione in generale, perché se togliete gente dai campi, dalle fabbriche, quello succede, queste unità saranno tipo irregolari, non sapranno neanche sparare. Praticamente faranno la metà di quello che fa un'unità normalmente addestrata. È proprio per la situazione crisi questa qua. E gli altri due sono Build Navy e Build Army, che sono praticamente lo stesso identico menu, cambiano le icone. Le icone in grigio verranno sbloccate man mano nel tempo, più scoprite cose, fino a quando a un certo punto arriverete addirittura a sapere come fare gli aerei, imparare a volare. E quello è uguale per le navi, più si va avanti più diventano fighe. Per costruire un'armata basta cliccare sopra, selezionare l'unità che volete, cliccarci sopra e questo viene messo in coda. Verranno spese le risorse che vengono richieste qua, Small Arms e Canned Food, e viene creata l'unità e poi spawna nella regione. E basta, questo è tutto quello che dovete sapere, come creare unità. Questo è il come creare unità. Ora vi dirò velocemente il template, vi spiegherò due cose che sono proprio il meta del gioco. Non vi vado a dire il perché delle cose, queste sono conclamate più o meno che è così che sono. In linea generale la cavalleria è del tutto inutile se non gli usare a cavallo, perché vi danno ricognizione. In un template base, che è un 4-1-5, cioè 4 fanteria, 1 ussaro e 5 di artiglieria, un ussaro riesce a darvi il 100% di ricognizione. Se uscite da questo template, il 4-1-5, e aggiungete anche solo uno di fanteria, non avrete più il 100% di ricognizione con l'ussaro, quindi cercate di rimanere in quel numero lì, oppure aggiungete ussari e andate fuori. Questo qua, quindi le unità vi verranno fuori di 30.000 uomini. Quando sarete mid game si raddoppia, quindi diventa un 8-2-10. Ancora una volta, questo è il meta del gioco, poi fate come volete. Non fate mai gli irregolari, andate sempre di fanteria, e poi se avrete i soldi per poter mantenere e volete e avete la tecnologia, iniziate a fare pure le guardie, che sono esattamente come la fanteria ma più forti. Apriamo una piccola parentesi per gli ingegneri: vengono contati come artiglieria, non so quanto siano poi efficaci sul campo. Quello che fanno, se lo aggiungete anche solo uno a una delle vostre armate, velocizza tantissimo la conquista dei territori. Quindi vale la pena averne una anche solo piccola di ingegneri che vi corre dietro mentre avanzate e cerca di prendere, insomma, i territori più velocemente, da una mano a conquistare. Non parlerò di aerei e carri armati, perché quelli poi arrivano in futuro e siete già capaci di giocare, vedrete un attimino voi come switcharveli in tal senso. Quindi questo è. Per le navi non c'è un template, mandate dentro, ovviamente alcune hanno più, guardate le statistiche, cercate un attimino di capire, le navi più grosse fanno fatica nelle acque tipo gli stretti e quant'altro, e le navi più piccole come le fregate invece sono più agili. E i trasporti, eccetera eccetera. Questo è tutto quello che è. So che ci sono altri menu qua sotto, magari ci sarebbe da aprire anche qualcosa da sui generali per parlarne così, ma poi ci si dilunga troppo e viene un po' stronzo da mandare giù.
così a caso non credo serva specificarlo, però quando guardiamo in generale, ragazzi, più attacco hanno, più sono bravi a attaccare, più difesa hanno, più sono bravi a difendere, e tutte le altre statistiche come morale, organizzazione, per chi gioca ai giochi Paradox sono già lì, cioè sono abbastanza chiare, non sto ad aggiungere. Comunque più le stat sono alte e verdi meglio, no? Questa è la formula base, il verde è bello. Per quanto riguarda la battaglia in sé, non sto qua a farvela vedere perché comunque la solfa è sempre quella. Selezionate l'unità, gliela mandate addosso e quello è. Cosa vi devo dire però? Ragazzi, state attenti al terreno, è molto importante quel gioco qua, fa una differenza tremenda combattere in montagna, combattere in pianura e quant'altro. E attenti attraverso fiume, tipo qua lui adesso sta prendendo la via più corta per arrivare da lui, ma qua probabilmente attraverserà questo fiume. Non fatelo. Piuttosto andate qua, tenete il premuto shift, gli dite scendi qua e con, sempre tenendo il premuto shift tasto destro, gli date il nuovo tragitto, evitando quel cazzo di fiume, comunque sia quello che è. Potendo contro un nemico più forte, cercate di arroccarvi in montagna e di difendere in montagna con un generale bravo a difendere. Questo è il consiglio che vi posso dare. Poi esempi di combattimenti li avete visti o li vedrete comunque sui miei video, è già lì. Si capisce più o meno tutto quello che c'è da fare. Salvate, provate, riprovate, vedrete che alla fin fine riuscirete a vincere le battaglie. Questo era per quanto riguarda il tab militare. Ed eccoci ragazzi giunti alla fine di questo tutorial breve, che sarà comunque venuto fuori lungo, per Navbi. Ora voi direte, ma Brad, io comunque ora non ho... Sì, delle nozioni di cosa fanno le cose, ma non so ancora dove girarmi. Beh, per questa parte finale, prima di salutarci, ho messo giù una lista di cose che dovete fare in ordine per darvi appunto un ordine in questo caos che è la vita. Ripartiamo ragazzi, come prima cosa settate i focus, avrete più o meno sempre 0 di 2 focus nazionali da poter usare. Andate sulla vostra bella capitale, cliccate e mettete gli intellettuali, perché serve di far imparare sta gente come si fa a leggere e a scrivere. E poi quando qua arrivate a un 2-4% iniziate a farli girare per tutta la vostra nazione e date un po' di cultura a sta gente. Numero 2, fixare il budget. Si abbassa al 20 o meno, come volete voi, e si alza al 100, si abbassa sotto 50 e si alza l'amministrazione 100, gli si dà qualche punticino di tariffe, perché non si sa mai, una sprezzemolata di tariffe. Mettete la velocità un attimino per capire se siete in positivo, se dopo l'attacco di cuore l'economia è in verde, complimenti, non siete in rosso, aumentate piano piano, ove possibile, l'educazione fino a portarla al massimo per migliorare la vostra popolazione. Punto numero 3, ricerca. Sceglietene una, ricordatevi che esistono, fatele a spam. Io qua metto le railroad perché senza le ferrovie un'economia non può crescere. Poi iniziate la diplomazia. Chi è il più grande figo che c'è in tutto il mondo? L'Inghilterra. Quindi andate sull'Inghilterra, diplomacy, increase relation. Non potete spammarlo così, dovete anche aspettare qualche giorno tra una cosa e l'altra. Quindi ricordatevi di venire qua e continuare a spammarlo. Magari volete allearvi con la Russia o con l'Austria, fate quello che volete, cercate alleati, almeno un paio di alleati. Se siete una grande potenza, come per esempio la Prussia, forse vorrete mettervi in sfera qualche regione. In questo caso, se guardiamo la Sassonia, allora andate su diplomazia qua sotto e iniziate a spingere per influenzarla, perché ora è sotto la sfera austriaca e magari la volete voi per formare la grande confederazione tedesca. Questo è. Quindi poi altro punto, sistemare l'esercito. Prendete tutto il vostro esercito, portatelo sulla capitale, unitelo e dividetelo in quel template che avevo detto, il 415, 4 fanteria, 1 di cavalli, 5 cannoni. Se vi manca qualcosa producetelo, se l'avete, oppure aspettate quando sarà lo sistemerete. E poi come ultima cosa andate sulle decisioni qua e andate a cercare delle decisioni che vi interessano e che volete fare nel breve periodo. Settatevi degli obiettivi, tipo volete Otto von Bismarck, perché questo uomo qua ha portato la Germania dov'è, non oggi ma comunque sia, ci siamo capiti. Andate a vedere cosa serve per averlo, cioè avere rivoluzione contro rivoluzione, e settate questo obiettivo che dovrete scendere per cultura fino ad arrivare a rivoluzione e contro rivoluzione, quello che è. E una volta che avete fatto queste cose, ragazzi, state giocando, vedete cosa il gioco vi tira addosso e comportatevi di conseguenza. Se avete domande fatele sotto. Io ragazzi, buona fortuna con l'avventura in Victoria, buona giornata e alla prossima.